Cari amici, come sapete, tra gli altri anche Pietro Grasso si sta accanendo contro le politiche di governo e non solo. Si è spinto perfino ad affermare che le dichiarazioni di Conte e di Di Maio allegate a alla memoria difensiva di Salvini erano irricevibili. Ora, non che io abbia niente contro i magistrati, come voi sapete benissimo, ma il punto è che sono stufo, anzi sono realmente nauseato, di sentire proclami, anatemi, ma soprattutto lavate di testa e prediche provenire da chi invece non dovrebbe nemmeno permettersi di aprire bocca. E pertanto, oggi vi riproporrò uno dei primissimi video che ho realizzato per Informa TV e che sto registrando nuovamente adesso per questa occasione. Anche perché quel video ottenne soltanto 76 visualizzazioni, quindi credo che sia giunto il momento di rendere giustizia alle notizie contenute in quel video. Oggi vi racconto la storia di Pietro Grasso, perché anche se c'è chi ha tutto l'interesse di farlo apparire un integerrimo servitore dello Stato. Accostando il suo nome a quello di Falcone di Borsellino, la realtà è ben diversa. Come vi ho detto, questo è un video vecchio, venne pubblicato per la prima volta circa un anno fa, il 15 febbraio 2018 e pertanto potrebbe contenere qualche lieve, qualche piccola imprecisione rispetto ad oggi, ma vi assicuro che la sostanza non è affatto cambiata. Quindi, cari amici, Buona visione. Il sorriso. Questa è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi a Pietro Grasso. Quel sorriso stampato sul viso ad ogni intervista, in ogni foto, in ogni immagine. Tanto che viene da domandarsi cosa avrà mai da sorridere sempre quest'uomo. E che ne so, forse sorride perché guadagnava più di Mattarella e della Boldrini. Infatti, diversamente da quanto previsto da una norma del governo Renzi, Grasso non si è adeguato al tetto dei 240.000 euro annui. Nel 2014 e nel 2015 dichiara un reddito dal lavoro dipendente di circa 340.000 euro, che diventano 320.530 nel 2016. Grasso non era obbligato da nessuna normativa, questo sia chiaro. Resta però il fatto che le altre alte cariche dello Stato si sono autoridotte lo stipendio e lui invece no. E poi è curioso che un allora membro del PD non abbia seguito una norma voluta dal suo stesso partito, dal governo del suo stesso partito. E infine non possiamo non osservare che per un servitore dello Stato, come Grasso ama definirsi, accontentarsi, è vero, per così dire, di appena 240.000 euro all'anno dovrebbe essere un gesto doveroso e spontaneo. Comunque non vi preoccupate perché dal 1 gennaio del 2018... Il tetto dei 240.000 euro è stato eliminato per tutti i dipendenti di Palazzo Madama e Montecitorio. E questo perché, come sempre, le regole valgono per tutti, ma non per loro. Loro continuano inesorabilmente a riempirsi le tasche, mentre quelle dei cittadini continuano inesorabilmente a svuotarsi. Questo, caro Grasso, significa essere liberi e diversi, oppure, se preferisce, liberi di essere diversi. Inoltre, tanto per essere chiari, gli italiani non si sentono certo liberi come voi, onorevoli, né tantomeno uguali a lei o ai suoi colleghi di Camera e Senato. Infine, mi piacerebbe che lei spiegasse non solo ai suoi elettori, ma a tutti gli altri cittadini. Che cosa c'è di sinistra in tutto questo? Ma Grasso forse sorride anche perché ha lasciato il PD senza saldare i conti, ovvero le quote dovute al suo partito, cosa che invece hanno fatto sia Epifani che. Bersani, ad una richiesta ufficiale del PD di saldare le sue pendenze per 83.250 euro, Grasso ha risposto pubblicamente che non ha nessuna intenzione di pagare le ragioni. Beh, per esempio, il PD non gli ha mai mandato le richieste di versamento mensili e poi, inoltre, non gli sembra opportuno che. Il presidente del Senato sostenga con soldi pubblici l'attività di un partito. Peccato che i soldi che dovrebbe versare sono i suoi personali e non certo quelli del partito. Ma tralasciando questo piccolo dettaglio non si capisce allora per quale motivo Grasso, avendo in quel periodo appunto ricoperto la seconda carica dello Stato, abbia fatto tranquillamente campagna elettorale come leader di liberi e uguali. E eh, non è che uno può fare la morale solo quando bisogna pagare, quando c'è da tirare fuori i soldi. Caro Grasso, non si può mica fare il servitore dello Stato part time. Certo, è bizzarro che a farci la morale sia proprio lui che è diventato procuratore nazionale antimafia grazie ad un concorso truccato. Infatti, nel 2005 il governo Berlusconi fece ben tre leggi per impedire a Giancarlo Caselli di candidarsi alla direzione nazionale antimafia. E guarda caso, Caselli era l'unico avversario di Grasso e per di più vantava titoli ed anzianità enormemente superiori. E poi c'è un'altra curiosità, pensate un po' che i cinque membri laici del centrodestra ACSM votarono tutti per Grasso. Ma la cosa più grave è che quella legge, escludendo Caselli, di fatto gli impedì anche di fare ricorso al TAR contro la nomina di Grasso. In seguito la consulta dichiarerà incostituzionale questa norma, confermando che quel concorso venne truccato, cosa che Grasso avrebbe dovuto sapere. Infatti l'articolo 105 affida le nomine dei magistrati al CSM senza interferenze del governo. Un vero servitore dello Stato, una volta dimostrata l'irregolarità della sua nomina, si sarebbe dimesso all'istante. Ma Grasso non si scompone, continua a sorridere e si tiene stretta la sua poltrona. Guarda caso, sette anni più tardi, mentre il centrodestra si accaniva, chiedeva di trasferire e delegittimava i magistrati più in vista d'Italia, Grasso, sempre sorridendo, dichiarava che avrebbe dato a Berlusconi addirittura un premio per la lotta alla mafia. Il motivo? L'introduzione di leggi che avrebbero consentito negli ultimi anni di sequestrare numerosissimi beni ai mafiosi. Magistratura democratica definì sconcertanti le dichiarazioni di Grasso e precisò che esistevano leggi collaudate da decenni e che l'impennata dei sequestri era dovuta esclusivamente all'abnegazione e alla professionalità delle forze dell'ordine e della magistratura. Grasso si è sempre tenuto lontano da indagini politiche, tanto che gli unici politici da lui indagati sono stati Cuffaro, che non poteva non indagare, e poi anche il pericolosissimo Vincenzo, lo giudice, meglio noto come. Ermagna Lasagne! E questo, onestamente, per una persona che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia è quantomeno curioso. Ma da parte sua anche la politica lo ha sempre trattato benevolmente. Berlusconi plaude al suo discorso in Senato, mentre Dell'Utri non perde occasione per elogiarlo, dichiarando: È equilibrato, un uomo di Stato, lui sa chi sono io. È una brava persona, sono contento per la sua elezione a presidente del Senato. Non è un magistrato fanatico come Ingroia. Chissà se sorrideva anche quando si rifiutò di firmare l'atto di appello della sua stessa procura contro l'assoluzione di Andreotti in primo grado. Grasso si rifiutò non solo di sottoscriverlo, ma anche di apporre il visto rituale, dichiarando che lui non l'ha letto e che lui non c'entra. Nel 2002 si pente Antonino Giuffrè, grasso, sorride e invece che avvertire i PM antimafia e le procure lo interroga clandestinamente per tre mesi, ma solo il sabato e la domenica. Comportamento inspiegabile anche perché per legge i magistrati avevano solo sei mesi di tempo per raccogliere le rivelazioni dei pentiti. Dopo tre mesi convoca una conferenza stampa per annunciare al mondo che Giuffre si è pentito e che le sue rivelazioni hanno portato all'arresto di ben 12 pastori. Per tre lunghi mesi Grasso nasconde il pentimento di Giuffre ai suoi colleghi dell'antimafia, poi improvvisamente decide di svelarlo a tutto il mondo, precludendo così di fatto anche l'effetto sorpresa che poteva portare alla cattura di importanti latitanti o al rinvenimento di prove fondamentali sui rapporti tra lo Stato e la mafia. Da quel momento la direzione distrettuale antimafia di Palermo prende in mano la situazione. Nei successivi tre mesi, Giuffrè venne interrogato a tappe forzate giorno e notte dai PM dei processi antimafia. A loro rivelò particolari importanti su Andreotti, Dell'Utri e trattativa Stato-Mafia. Consentì di individuare il referente mafioso delle Talpe in Procura, Michele Aiello, e le due Talpe, i marescialli Ciuro e Riolo. Ora io mi domando come è possibile che in tre mesi a Grasso non sia mai venuto in mente di interrogare Giuffre su questi argomenti. E poi mi domando per quale dannata ragione pur avendo solo pochissime settimane a disposizione Grasso abbia deliberatamente sprecato 5 giorni su 7 nel 2005 Grasso lascia Palermo chissà se sorrideva quando chi gli è succeduto ha rinvenuto importantissimi documenti sui rapporti tra lo Stato e la mafia dimenticati nei cassetti oppure semplicemente trascurati come per esempio un pizzino contenente minacce e promesse di appoggio a Berlusconi in cambio di una tv fine Invest. Grasso dice che non si sapeva chi l'avesse scritto, forse Rina o forse Provenzano e quindi giustamente invece che indagare meglio, Grasso cosa fa? Prende il pezzino e lo chiude in uno scatolone. Nel 2004 Grasso dirama una circolare dove sostanzialmente dice che le intercettazioni dei parlamentari su utenze di terzi non si devono riportare nelle inchieste di intercettazioni o di proroga né in qualsiasi altra nota all'autorità giudiziaria, ma solo trasmesse con note separate alla procura, mentre nei brogliacci si deve annotare solo che le intercettazioni esistono. E questo è molto grave perché questo significa che, per esempio, se un pedofilo confida ad un deputato di voler abusare di un bambino, la polizia non può riportare questa conversazione nella richiesta di intercettare il pedofilo e questo soltanto perché... Il pedofilo ha preannunciato l'abuso ad un deputato. Grasso si è dimesso da senatore PD con un anacronismo impressionante. Ha firmato e, come membro del PD, sostenuto tutte le leggi varate dal governo Renzi, incluso il famoso referendum severamente bocciato dagli italiani nel 2016. Canguri, ghigliottine. Grasso firma, tace e sorride. Sorride impassibile, interpretando il suo ruolo fino all'ultimo atto. Una legge elettorale incostituzionale, imposta ricorrendo ed abusando vergognosamente della fiducia e calpestando principi fondamentali di democrazia, confronto e dibattito. Grasso continua a sorridere. Dichiara di aver lasciato il PD perché lui non avrebbe mai votato quella legge, ma che essendo un servitore dello Stato ha dovuto espletare le sue funzioni.

Dimentica però che un servitore dello Stato dovrebbe tutelare i cittadini, oltre che difendere ed applicare la Costituzione e che, pertanto, un vero servitore dello Stato non si renderebbe mai complice di comportamenti o di leggi che vadano in senso contrario. Falcone e Borsellino, loro erano due veri ed integerrimi servitori dello Stato, servitori di ineguagliato coraggio, intelligenza, umanità e abnegazione. Devoti alla Costituzione e difensori della democrazia che significa parità e uguaglianza. Lei ha scelto una strada diversa, molto diversa. Faccia quello che vuole, dica quello che vuole, continui tranquillamente a sorridere, ma la pianti di definirsi un servitore dello Stato perché ormai non le crede più nessuno. Se ne faccia una ragione, nessuno si ricorderà di lei. Falcone e Borsellino sono immortali, lei è solo una comparsa di cui fortunatamente ci dimenticheremo in fretta. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e ci vediamo al prossimo servizio.